intanto il bel vedere del Pirellone, un grande milanese, Enzo Iannacci, oggi per onorarne la memoria in un luogo simbolo della Milano che lui ha cantato per tanti anni, la Milano da qui vista dall'alto con questa visione, ma anche la Milano degli ultimi. È un gesto importante che abbiamo voluto fare e che proseguirà con il prossimo appuntamento il 3 di giugno, che è il suo compleanno, era il suo compleanno, con un concerto che la Regione organizza con il figlio Paolo e gli artisti che hanno accompagnato Enzo Iannacci nel Palazzo Lombardia. Una misura concreta a livello anche legislativo per ricordare magari le persone che Iannacci rappresentava nelle sue canzoni? Beh, questi sono i gesti simbolici, l'arte è questo, l'arte è simbolo, l'arte è emozione, l'arte è passione, e gesti simbolici come questo ne conservano la memoria. Enzo Iannacci rimarrà nella memoria di tutti per la sua opera, per le sue canzoni, rimarrà nel cuore per questo e anche per noi tifosi milanisti per la sua passione per il Milan, e le istituzioni lo ricordano in questo modo, un modo semplice, sobrio, ma simbolico. E non c'è bisogno di grandi cose o di grandi eventi, ma sono i gesti simbolici che sono quelli che rimangono. Presidente, c'è un'intervista oggi del sindaco Fontana su Repubblica, che dice che praticamente i comuni ne soffrirebbero tantissimo se fosse cancellata l'IMU sì. A giugno. Volevo capire un po', anche visto che c'è un po' di confusione. Sì, c'è molta confusione. Questo è iniziato questo governo delle larghe intese come il governo delle larghe confusioni. IMU sì, IMU no, IMU forse, si rinvia, no, si cancella. È chiaro che l'IMU deve essere cancellata, non solo sulla prima casa, però non devono essere penalizzati i comuni e gli enti locali, perché altrimenti c'è il danno e la beffa, perché i comuni sarebbero costretti poi a reintrodurre la stessa imposta in modo surrettizio per mantenere i bilanci e non andare in default. Quindi il compito del governo non è solo quello di cancellarla, ma cosa giusta che deve fare, sono d'accordo con Berlusconi su questo, ma anche deve trovare le risorse per compensare i comuni. La preoccupazione del sindaco Fontana è la preoccupazione che ho anch'io come governatore della regione. Noi affrontiamo la questione dei bilanci dei comuni che soffrono molto, soprattutto quelli del nord. Abbiamo stanziato 500 milioni di euro per pagare i debiti che i comuni lombardi hanno nei confronti delle imprese, non basta. E certo che se si cancellasse l'IMU e si cancellassero i trasferimenti ai comuni non sarebbe una buona cosa. Presidente, ieri sono arrivati anche i sottosegretari, si è passato dalle 25 del governo Monti a 40, a lei piacciono, è un numero eccessivo? Sì, mi pare di sì, si è dovuto dare soddisfazione un po' ai tanti mal di pancia che i partiti che formano il governo avevano, e si è abbondantemente esagerato, mi pare. Però noi abbiamo tenuto un atteggiamento di apertura di credito nei confronti di questo governo. Non siamo nel governo, non siamo nella maggioranza, ma non abbiamo mostrato un segno di ostilità. Io sono fiducioso che Letta e il suo governo diano risposte concrete. Già la prossima settimana, quando Letta verrà, come mi auguro, a Milano per l'Expo, per presentare il nuovo DPCM che nomina il nuovo commissario straordinario, avrò modo di discutere con lui di alcune emergenze che noi come regione abbiamo, in primo luogo la cassa integrazione in deroga, e mi aspetto che questo governo, a cui, ripeto, la Lega ha dato una significativa apertura di credito, ci dia risposte concrete, con provvedimenti immediati, non solo chiacchiere. A vedere come è iniziato, qualche dubbio ce l'ho, però confido nel fatto che Enrico Letta sa, essendo un politico ed essendosi occupato di queste cose, sa che bisogna dare risposte concrete ai cittadini, e io gliele chiederò nel prossimo incontro che ci sarà. Il suo assessore all'agricoltura, li nominiamo. Sì.
Li avete nominati oggi? No. Ma sarà un lunedì. Lunedì? Però insomma la scelta è presa. Sì, sì. Il suo assessore all'agricoltura Fava ieri ha lasciato una dichiarazione dicendo che la De Girolamo, se il ministro... No, non ha detto questo, ha detto che la Lombardia, come le altre regioni del nord in particolare, vogliono giocare un ruolo di attore principale nei confronti di Bruxelles, là dove si decide la politica agricola comune, questo ha detto. Senta, meglio Berlusconi o Calderoli? Di Calderoli, oltre a quello di Berlusconi. Ah sì? Sì, scrivono alcuni giornali. Va bene, scrivono alcuni giornali. Senta, una domanda solo. Noi vogliamo essere, la Lega vuole essere protagonista nella convenzione, perché la convenzione, se stiamo al lavoro dei 10 saggi, dovrà introdurre il Senato federale, che è un copyright della Lega. Noi abbiamo sul modello federale ovviamente una lunga esperienza e tante idee e vogliamo giocare un ruolo da protagonista. Come nel governo non ci interessano le poltrone, non ci interessa avere la presidenza, la vicepresidenza, ci interessa che la convenzione parta rapidamente e ci interessa giocare un ruolo da protagonista nella convenzione, ma le poltrone sono l'ultima cosa che ci... Vedo invece che il Movimento 5 Stelle già dichiara e pretende le poltrone, Copasir, Vigilanza Rai, e questa è la differenza. A noi interessano i contenuti, al nuovo, tra virgolette, che avanza, il Movimento 5 Stelle interessano molto le poltrone. Bene. Senta, a proposito del Movimento... Questi riferimenti che lui ha fatto al ministro dell'integrazione hanno suscitato molte polemiche. Le chiedevo se lei li condivide. No. E se pensa però... No, non li condivido. Sì. Ho parlato con Borghezio e gli ho detto che non condivido queste espressioni, che mi paiono francamente fuori luogo. E prenderete dei provvedimenti? Ci sono delle petizioni perché lui si dimetta da europarlamentare? Vedremo, ma io l'ho chiamato per dirgli che non condivido, perché si può essere d'accordo o non d'accordo sulle cose del governo e io non mancherò di dire su cosa sono d'accordo e su cosa non sono d'accordo, e questo è l'atteggiamento molto laico che la Lega terrà. Avendo dato l'apertura di credito al governo ma senza essere vincolati dal patto di maggioranza, le cose che farà positivamente lo diremo, qualsiasi ministro, le cose che il governo farà e che non ci piaceranno lo diremo. Ecco, detto questo, questo è l'atteggiamento che noi teniamo, e chi dice cose che non sono condivisibili non ho difficoltà a dirlo, come queste non mi piacciono, perché non ha alcun senso fare queste affermazioni. Si prestano solo a critiche, francamente non ci portano alcun vantaggio. A proposito del Movimento 5 Stelle, hanno pubblicato la busta paga, 16.000 euro dopo 40 giorni di lavoro. Dicono 3.000 euro li teniamo noi, il resto lo diamo alle imprese. Potrebbe essere un esempio in un periodo di contenimento dei costi? Sì, ma certo, voglio vedere però quando passeranno dalle parole ai fatti, perché tante chiacchiere finora, l'unica cosa su cui hanno insistito è la voglia di poltrone, la presidenza del Copasir, la presidenza della Vigilanza Rai. Ecco, per un movimento che deve rappresentare, che vuole rappresentare la nuova politica, mi pare la politica più vecchia che ci sia. Siamo lì e ci spettano le poltrone, perché sennò andiamo in crisi di astinenza. Grazie. Gli studenti del San Raffaele hanno manifestato in piazza San Babila. Qual è la situazione adesso? Sì, c'è un incontro in corso con il ministro Carrozza e l'assessore Aprea. Stiamo seguendo attentamente la vicenda, sia per quanto riguarda l'ospedale, sia per quanto riguarda l'università. Ho parlato anche con i sindacati, abbiamo parlato di questo, la stiamo seguendo e mettiamo a disposizione tutte le nostre energie per risolvere la questione. Non c'è solo San Raffaele, purtroppo, stiamo seguendo con attenzione anche altre vicende, la vicenda di Sea Handling, la vicenda dell'Husqvarna, questa azienda che produce moto in provincia di Varese. Proprio stasera alle 18 incontrerò il sindaco del Biandronno, il paese dove c'è, e anche un imprenditore che è interessato a intervenire per risolvere il problema. Un ruolo attivo della regione nel rispetto dei ruoli, perché non sta a noi risolvere o intervenire per mettere d'accordo le parti, ma un ruolo attivo e di facilitazione della soluzione dei problemi. Questo è quello che stiamo facendo.